Alle dichiarazioni fatte ieri dalla consigliera regionale Baldin del Movimento 5 Stelle sulla nuova iniziativa del Comune Non Solo Compiti, ha risposto il vice sindaco Daniele Tiozzo Brasiola, al quale ha affermato: "Rilevo con perplessità e rammarico l'uscita strampalata della consigliera regionale Erika Baldin in merito al servizio ludoteche. Sono dichiarazioni prive di cognizione di cause che si potevano evitare con una telefonata per chiedere informazioni in merito, per le quali siamo sempre a disposizione. Il progetto, sperimentato lo scorso anno, è stato visto come adeguato alle nuove esigenze dei ragazzi, rispondente alle segnalazioni provenienti dal mondo della scuola. Un servizio che non sarà più solo ludico ricreativo, ma che avrà alla base un percorso di accompagnamento extrascolastico che sarà svolto in collaborazione con associazioni del territorio per permettere anche esperienze sportive, culturali e artistiche, che avrà come interlocutori dirigenti scolastici, ULS e servizi sociali. Un progetto strutturato, diverso dal precedente, che oltre a permettere lo svolgimento delle attività non solo nelle due consuete strutture, ma che in via sperimentale consentirà di fare attività anche nelle frazioni, per eventualmente pensarlo in pianta stabile anche dislocato. Un servizio di supporto ai ragazzi per esprimere le proprie potenzialità. Molte sono le situazioni di difficoltà che vivono i giovani anche nel territorio clodiense, soprattutto accentuate dalle difficoltà relazionali successive alla pandemia." E continua il vice sindaco: "Indecente è la miopia, non la coscienza e non la responsabilità di ascoltare i bisogni del territorio e strutturare i servizi in funzione degli stessi." Ricorda che la precedente amministrazione 5 Stelle tagliò i fondi alle ludoteche, mettendo in rischio proprio la continuità del servizio, e ricorda che, come è stato detto durante la presentazione dell'iniziativa, che dal progetto attuale si parte, volendo poi coinvolgere tutte le fasce di età scolastiche, oltre che la fascia anziana, un obiettivo a cui l'amministrazione sta già lavorando. Conclude affermando che tutto il resto sono insinuazioni che lasciano il tempo che trovano, chiedendosi che è strano che la consigliera non si sia soffermata sui molti aspetti positivi dell'iniziativa e che, nel voler sostenere l'interrogazione che chiede gli stessi meccanismi degli anni precedenti, se si punta a salvaguardare qualcuno in particolare, basta dirlo chiaramente. A riguardo è intervenuto anche il sindaco Armelau, che si meraviglia dell'uscita della consigliera regionale fatta senza chiedere informazioni, neppure da parte dell'unico consigliere rimasto dei 5 Stelle. Secondo il sindaco, questa minoranza è sempre più disorientata dai quotidiani risultati positivi che la città da un anno a questa parte sta registrando grazie all'attuale azione amministrativa. Secondo il sindaco si tratta di critiche inutili e pretestuose che generano solo confusione alle famiglie che presto potranno utilizzare da apprezzare il nuovo servizio anche nelle frazioni che fino ad ora sono state dimenticate. Conclude con: "Quando leggiamo simili affermazioni capiamo di essere sulla strada giusta, una sinergia totale tra amministrazione comunale, uffici comunali, dirigenti scolastici e ULS. E scusate se poco." Per mercoledì 9 novembre è in programma una simulazione delle sirene che vengono attivate in caso di maree eccezionali. Saranno dati tre segnali acustici consecutivi che partiranno alle ore 11 dai comandi del Palazzo Municipale e alle ore 11.30 dal Comando dei Vigili del Fuoco. Se per pura coincidenza si verificasse proprio il giorno 9 un evento di maree eccezionale, il test sarà spostato al successivo venerdì 11. Le sirene sono dislocate al Palazzo Municipale presso le scuole Gregor Rutti, Chiareghin, Valli, Don Milani e Sacra Famiglia. La comunicazione del test sarà inserita sul sito del Comune sull'app Alert System, un metodo pratico, veloce e puntuale per ricevere le informazioni che necessitano di essere diramate urgentemente. L'app Alert System è un servizio gratuito di informazione telefonica in uso presso vari enti pubblici. È possibile comunicare da parte dell'ente prontamente con la cittadinanza, dando notizie riguardanti eventuali rischi di allerta meteo e altre comunicazioni urgenti in ambito comunale. L'amministrazione, in collaborazione col Comando di Polizia Locale e con il Servizio di Protezione Civile di Chioggia, potrà comunicare ai cittadini l'allerta 24 ore su 24, effettuando chiamate sia da telefoni fissi che mobili. Il sistema ha fornito all'amministrazione comunale una banca dati pubblica con tutti i numeri telefonici fissi del territorio clodiense. È possibile ampliare la lista attraverso l'iscrizione del proprio numero di cellulare.
Nel caso di emergenza, gli utenti riceveranno una telefonata proveniente dal numero 041-553-4811 corrispondente al numero del centralino del comune di Chioggia. Nel messaggio verranno informati dell'allerta in essere. Indiga Sottomarina ha ideato un menù terribilmente gustoso in occasione della giornata più spaventosa dell'anno, da farti perdere la testa. Potrai provarlo da lunedì 31 ottobre a mercoledì 8 novembre a pranzo e a cena. Prenota il tuo tavolo allo 041 405520. Ci fanno notare le condizioni in cui si trova il muretto della recinzione dell'area camper di Borgo San Giovanni. Area camper è da questa primavera area di deposito per il bike sharing, muretto esteso a tutto il deposito bus ACTV. Nell'area camper accedono i turisti che qua decidono di passare a Chioggia qualche giorno, oltre che chi parcheggia normalmente l'auto. Si tratta solo di un muretto, una recinzione in calcestruzzo che sta però mostrando i ferri dell'armatura e sta cominciando a sgretolarsi. Si tratta di un'altra occasione per adoperare la parola degrado. La crisi, l'aumento delle materie prime, mettiamoci tutto quello che vogliamo, ma non si possono chiudere gli occhi e fare finta di nulla. Le situazioni di degrado ci sono, non saranno risolvibili adesso, ma non vogliamo dare l'impressione che la gente se ne freghi e vada bene tutto così. Il rischio è che il brutto, il maltenuto, il cadere a pezzi, il non attenzionato diventi un'abitudine, che a ciò ci si abitui e diventi normalità. Non è così, e non è solo un fatto estetico, ciò che è deteriorato finisce prima o poi col diventare un pericolo. Ciò che è degrado deve continuare a darci fastidio, ad essere un pugno in un occhio, da mettere all'indice. È l'unico modo perché prima o poi qualcuno decida che è ora di riportare alla cura ciò che ora sta crollando. L'artista che espone alla Galleria d'Arte G1 fino al 15 novembre è Emanuela Pagan, autodidatta che da 35 anni dipinge. Una decina d'anni fa ha iniziato a frequentare corsi che l'hanno resa più consapevole sulle tecniche e sulla padronanza delle stesse. Il suo soggetto preferito è Chioggia, ripresa da foto e cartoline anche antiche e en plein air. Preferisce il bianco e nero in modo da dare una storicità alle immagini, un richiamo al passato, un tocco personale, la sua personale impronta per distinguere sui quadri dal panorama artistico che ha come spunto la nostra città. Pagan ha fatto un percorso passando dagli oli agli acrilici e ora alla china, tecnica più immediata dal tratto deciso e privo di ripensamenti, quasi minimalista, togliendo il superfluo e lasciando l'essenziale, aggiungendo un tratto di colore dove si vuole che l'occhio vada a cadere. L'esposizione resterà aperta fino al 15 novembre, tutti i giorni, il pomeriggio dalle 17 alle 19 e il sabato e la domenica anche la mattina dalle 10 alle 12:30. Anno nuovo, agenda nuova. Vieni a scegliere la tua agenda o il tuo calendario per il 2023 alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni a Chioggia.